l'ultimo intervento, il più atteso credo per questa sera. C'è anche un filino di emozione, se vogliamo. Se ti ricordi, nel 2013 proprio in questa sala partì la tua campagna elettorale che ti portò alla carica di sindaco. Chissà, con il ricorso in corso, non porti veramente bene. A te la parola, incrociamo le dita, facciamo i dovuti scongiuri. Io ringrazio intanto chi mi ha preceduto, perché ha ampiamente aperto il campo al mio discorso. Ma voglio salutare tutti i presenti, voglio ringraziarvi, appunto, cari concittadini, perché con la vostra foltissima presenza mi date un senso di gioia, un senso di tranquillità, perché vuol dire, io fino ad ora pensavo, ma forse io sono solo a pensare, essendo psichiatra, forse sono diventato più pazzo dei pazienti miei, quindi dico, forse sono solo io a ragionare in questa maniera. Invece il fatto che voi siate qui ad ascoltare il nostro grido di allarme, perché questo di oggi deve essere un grido d'allarme che stiamo lanciando. Non possiamo stare a Piazza Armerina a dormire in una sorta di letargo in cui ci hanno gettato da 20 mesi Sti Carusi l'hanno chiamato, e Sti Carusi ne ha dettato il letargo, e noi stiamo zitti. Non è possibile, anche perché stanno facendo un danno incredibile. Vi ringrazio perché, nonostante il clima, nonostante le intemperie di oggi e nonostante il cambio di programma, perché purtroppo dal giosto Cialao siamo dovuti venire qui, e ringrazio ancora una volta il cavaliere Mantegna e la sua piena disponibilità, pur essendo più piccola siamo più stretti, oggi c'è freddo, ma fa piacere sentire e ascoltare, soprattutto, credetemi, il grido di un cittadino, non del già sindaco, di un cittadino che probabilmente sta dicendo, ma che cosa stanno facendo? Cosa stanno creando? Ma è possibile? È un mostro che hanno messo alla guida di un paese? E allora, però, prima di entrare nel fulcro del mio intervento, cioè l'approvazione di questo dissesto, qualcuno ha detto, è un fallimento, è vero Roberta, hai detto bene, non è il termine specifico, ma è un fallimento, volente o nolente, il buon camarada. Il fallimento nel comune, nell'ente locale, si chiama dissesto. Vorrei precisare alcune cosette e togliermi qualche sassolino dalla scarpa, perché domenica ho ascoltato alcune cose che mi hanno dato molto fastidio. Ti ringrazio Roberta, perché tu hai centrato anche lo sconforto che mi ha preso quando ho sentito un sindaco che dice Mirotti. Ma cosa vai cercando? Caro camarada, io non vado cercando niente, se non la verità. Soltanto la verità cerco. E la verità la voglio dalla giustizia. E la giustizia me la sta dando. Me l'hanno chiesto 2000 piazzesi, a gran voce, questa verità. E io avevo l'obbligo morale, come dovere di cittadino che per 28 voti non è andato al ballottaggio, ma soprattutto avevo il diritto di farlo, tanto più che l'ho fatto, e voi lo sapete tutti, a spese mie, quindi non ho chiesto niente a nessuno, non ho fatto come lui che ha fatto opporre il comune per difendersi. Ho detto che nella vita ci vuole stile, è una questione di stile. Se fossimo stati a parti inverse, ve lo garantisco qui sul mio onore, io non avrei fatto neppure la difesa, perché avrei detto, se ci sono i voti per camarada, camarada andrà a fare il sindaco. Se non ci sono, pazienza, mi metterò da parte. Lui si è non solo opposto, ma ha fatto opporre anche il comune. Quindi ho sempre detto che io sto pagando il mio ricorso con la tasca mia e anche una quota parte del mio controricorso, perché da buon cittadino piazzese le tasse le pago, e quindi una quota parte la sto pagando anche per il ricorso di camarada. Grazie signor camarada, grazie avvocato camarada. In ogni caso, comunque, torniamo al discorso principale, che è una cosa importante, ma questo sassolino dovevo levarmene. Giuro che me ne verrò parecchi sassolini, oggi penso che peserò stasera un po' di meno, perché ho la vaga impressione che ce ne ho parecchi sassolini. Però non diamo più importanza a questa cosa e andiamo al fulcro del discorso. Ricordate quando al termine dell'estate del 2018 affermavamo che sia il ragioniere capo che il sindaco effettuavano delle sceneggiate tragicomiche, cioè loro mandavano messaggi
Carmelo l'ha detto, proprio ad intermittenza, avevamo il bilancio ad intermittenza, il fallimento sì, il dissesto no, quando si doveva fare la festa il dissesto non c'era più, se bisognava fare la sagra della birra il dissesto non c'era più, se però bisognava fare delle mantenere il servizio per esempio della domiciliare, il servizio per gli anziani, allora lì c'era il dissesto, perché bisognava stringere la cinghia. Bravo, e non sono le famiglie. Io vorrei dire che quando un padre di famiglia vede che nel proprio bilancio familiare inizia a mancare qualche cosa, non entrano più delle somme che magari prima precedentemente entravano, credo che prima di dire alt, fallito, sono fallito, non posso che... dice, scusate, iniziamo a stringere la cinghia, tu devi andare al cinema, non ci vai. Tu devi comprare le scarpe, te ne compri il mese prossimo. Oh no, scusatemi, ripeto, sono psichiatra, sono pazzo, o è la verità questa che sto dicendo io? Ebbene, hanno fatto di tutto per creare questa condizione del dissesto e ci sono riusciti, perché hanno approvato una delibera con cui hanno dichiarato la giunta camarata che il comune di Piazza Merina è approvato il dissesto. Ma la cosa simpatica è che non hanno neppure il coraggio di ammettere le proprie inefficienze, le proprie deficienze politiche. Dicono che il tutto risalirebbe al 2015. Quindi la colpa sarebbe del predecessore, in questo caso io e la mia giunta. È troppo comodo. E allora, tacciato di precisa responsabilità, scusatemi per quanto vogliono far credere, non mi sta assolutamente bene, per cui desidero spiegarvelo nel dettaglio e nei particolari. In primo luogo occorre specificare che le casse comunali sono state lasciate da me, cioè nel mese di giugno del 2018, meglio di come le abbiamo trovate nel 2013. Non voglio dire che abbiamo fatto vincere un super enalotto al comune di Piazza Armerina e quindi abbiamo trovato milioni e milioni, però scusate. Però vorrei ricordare che qualcuno aveva già creato i presupposti del dissesto. Io lo chiamerei, se me lo consentite, visto che parliamo di avvocati, il sindaco è un avvocato, tu sei un avvocato, un dissesto premeditato. La relazione di inizio mandato, ma non solo. Il ragioniere capo, il dottore Catalano, aveva già confezionato, ricordatevela questa data, San Valentino, 14 febbraio 2014, senza avvisare me, il sindaco, o l'assessore al bilancio, non mi ricordo allora chi era, non lo ricordo, però praticamente non avvisò nessuno, motu proprio, confezionò questa lettera, questa nota, con l'invio alla Corte dei Conti, di una segnalazione ai sensi degli articoli 153 e 244 che riguarda lo squilibrio di bilancio e il rischio di dissesto. Quindi lui disse, guardate che il comune di Piazza Armerina non è in grado di sistemare, un po' come ha fatto adesso, né più né meno. Però nel momento stesso in cui fece questa cosa, mi ricordo io mi arrabbiai perché dissi, ma allora non ho capito niente, è possibile che il ragioniere mi dice che c'è il dissesto, che il prete del comune è in dissesto e io che sono da fare al sindaco qua allora a questo punto? Sapete tutti quale fu l'esito di quella segnalazione. Siamo per fortuna riusciti a disinnescare un ordigno che qualcuno diabolicamente appunto aveva innescato proprio per causare il disastro economico-finanziario per il comune di Piazza Merina, ha ritardato soltanto gli anni. Cioè io lo bloccai perché riuscì a disinnescare questa bomba, sono passati gli anni e lui ha rinnescato nuovamente l'ordigno, stavolta qualcuno non gliel'ha disinnescato, anzi ha acceso pure il fiammifero, gli ha dato una mano. Io credo che, come ogni buon padre di famiglia, che ciascun sindaco dovrebbe rappresentare, in quel momento io e la giunta del tempo e i consiglieri comunali del tempo siamo riusciti in maniera corretta a scongiurare in quella circostanza il dissesto, cosa che oggi invece non sta succedendo, anzi, tutt'altro. Ma io voglio a questo punto
rubarvi 5 minuti. Io mi dispiace, oggi vi devo, dovete sopportarmi, però devo dirle queste cose perché sono stato molto in silenzio, perché ho utilizzato un rispettoso silenzio. Però quando sento delle bugie, velenose soprattutto, e soprattutto quando mi rendo conto che la mia città, la mia amata città Piazza Armerina, sta correndo un rischio incredibile, da cui non si potrà più sollevare, è inutile che lui viene a dire che il dissesto è l'unica soluzione, ma cui ci dici che è la soluzione il dissesto? Allora, nel comizio di domenica, intanto devo dirvi che la prima mezz'ora io sentivo il comizio, ma al di là del timbro della voce che non era uguale, ma mi sembrava di sentire il ragioniere catalano, ve lo giuro. Per mezz'ora ho sentito il ragioniere Cammalata con la bocca del sindaco. Per cui lui ha sposato esattamente tutto quello che Catalano gli ha detto. Però ho sentito anche una cosa, che il ragioniere catalano è bravissimo, lo afferma lui, anche se un po' spigoloso. Però, visto che è così bravo, per quale motivo dopo 18 mesi ha impiegato 18 mesi per chiamare il dottore Bruno, questa autorità di fama economica, e per aggiustare, per risolvere il problema, ma per risolvere i guai in cui l'ha cacciato proprio Catalano? Questa è la verità, perché Catalano lo ha immesso in un imbuto da cui non può uscire più. Forse la sua mole è un po' grossetta, quindi l'imbuto non ci sta, però giustamente non riuscirà più ad uscire da questa vicenda. E allora ecco che si è rivolto all'esperto, e mi piace l'invito che ha fatto, questa provocazione che Carmelo ha fatto, la condivido in pieno. Secondo me questo confronto pubblico, prima che venga consumato l'ultimo atto, l'estremo atto, cioè la ratifica da parte del Consiglio Comunale dell'approvazione del dissesto economico-finanziario per il Comune di Piazza Armerina, io sono pronto ad invitare la dottoressa Pascolato e il dottore Schilirò, da un lato, e il dottore Catalano e il dottore Bruno, dall'altra parte, in un confronto pubblico. Sono loro che sono i tecnici, io mi occupo di psichiatria, Roberta si occupa di legge, Carmelo si occupa di sanità, l'avvocato Cammarata si occupa di legge anche lui, non è un economista, a meno che non è diventato un tuttologo, vuol dire che il dottore Catalano gli ha insegnato proprio, l'ha indottrinato così bene che è diventato veramente uno scienziato dei numeri. Però adesso devo dirvi una cosa, tutto quanto nasce da un odio atavico che il dottore Catalano ha nei miei confronti. E sapete perché? Perché quando abbiamo disinnescato quella bomba che lui aveva preparato, cioè il 14 febbraio del 2014, lui non se l'aspettava che io continuassi, perché lui diceva: io sono il genio qua e io continuerò, per cui senza di me muore il Comune di Piazza Armerina, la ragioneria fa un botto. Per cui quando noi abbiamo inserito la dottoressa Pascolato e abbiamo cercato una valutazione, perché io allora chiamai, ricordo, il dottore Emanuele, non il dottore Schilò, chiamai il dottore Emanuele, che era stato ragioniere capo al Comune di Piazza Armerina, e gli dissi: Filippo, mi dai una mano, perché è arrivata sta segnalazione, che ne pensi tu? Dice: guarda, tutta questa gravità non la vedo nella situazione. Certo, non sono rose e fiori per i comuni, ma non solo per Piazza Armerina. Le stesse cose che, guarda caso, quando venne l'anno successivo, due anni dopo, non ricordo, il dottore Schilirò mi disse: cioè, sindaco, non ci sono queste situazioni di gravità così estrema. Certo, i comuni non navigano più nell'oro, quindi bisogna fare bilanci piuttosto risicati, non bisogna fare il passo più lungo della gamba, ma non ci sono le condizioni né del predissesto e neppure del dissesto. Però, siccome Catalano ha una fissa in testa, il predissesto e il dissesto per il Comune di Piazza Armerina, ma sarà stato a Barra Franca, almeno restava a Barra Franca che ha avuto il dissesto, ha voluto a consumare a Chiazza, non ho capito il perché. E allora, io dico una cosa semplicissima. Tolta disinnescata la bomba, sapete cosa fa il dottore Catalano? Io non l'ho mai mandato il dottore Catalano, lui dice che l'ho mandato io. Non l'ho mai mandato. Il dottore Catalano mi scrive una lettera in cui mi chiede di essere spostato dalla ragioneria per mettermi in difficoltà. Capite bene il discorso qual era? Io immediatamente, pur sapendo i rischi che correvo, gliel'ho accettata e l'ho mandato al commercio. Questo bravissimo professionista, sapete cosa ha combinato al commercio? Ha dato un'autorizzazione ad un cittadino piazzese
che chiedeva il fruit bar. Sapete cos'è il fruit bar? È quel rimorchio con il chiosco, è un chioschetto, e gliel'ha dato in piazza Cascino, praticamente all'imbocco della via Carmine, per capirci. Immediatamente si rende conto, dopo due giorni, tre giorni, di una castroneria che aveva fatto. E lui è scienziato, però gli scienziati possono sbagliare. Non pensando che il povero cittadino si era già indebitato a fare il mutuo, a comprarsi quel fruit bar, e ha innescato, gliel'ha revocata, perché il consiglio comunale due anni prima aveva revocato quel posto, quindi non esisteva più quel posto. E allora vorrei dire al sindaco Cammarata di stare attento, perché non è che sia proprio così infallibile il dottore Catalano. Qualche, scusate, puntini puntini l'ha fatta pure lui a sto punto, quindi tutta sta genialità io sarei calmo nell'accettarla. Ebbene, capisce di aver fatto questa cretinata, e dopo un po' di tempo lo spostiamo dal commercio, perché visto che avevamo un contenzioso, forse ancora il comune c'ha ancora il suo contenzioso con il cittadino danneggiato, e il comune sta pagando somme di avvocati per difendersi da un ricorso causato da Catalano. Questo non lo dice lui, però. Bravo. Ebbene, questa è la simpatia che Catalano ha per me, ve la dico tutta, vi faccio perdere solo questo momento perché è importantissimo questo passaggio. Lo mando allo stato civile, naturalmente lui accetta subito di buon grado, è rimasto 4-5 mesi allo stato civile, stava iniziando a lavorare, a un certo punto mi manda una nota in cui mi chiede la mobilità per andare a Lampedusa. E lui che deve raccogliere i migranti, no, lui ha una barca a vela, poi mangia pesce, beve un pochino di vino bianco, quindi gli piace il vino bianco, e quindi dico vabbè, vattene, gli diamo l'autorizzazione ad andarsene a Lampedusa. E doveva tornare ad una certa data. In anticipo, un 2-3 mesi prima che lui che gli scadesse questa mobilità, manda una lettera in cui dice torno a Piazza Armerina. Ben tornato. Evidentemente a Lampedusa avrà lasciato un bel sistema, perché per partire prima da Lampedusa non gli sarà piaciuta la situazione. Qualche cosetta l'avrà fatta. Certo. Per cui torna prima e mi dice: io voglio rientrare a fare ragioniere capo. Ma scusa, ragioniere capo, non è che posso aspettare i tuoi comodi, i tuoi porci comodi, tu te ne vai a Lampedusa, torni. Ma io ti posso, anzi, sei fortunato che l'aspettativa per la conservazione del posto c'è, la legge te lo consente, ma non ti posso lasciare la dirigenza se tu sei a Lampedusa, scusami. Per cui, appena avrebbe finito il mandato il dirigente, poi si sarebbero rivalutate le posizioni e tutto il resto, e si sarebbe poi fatta la valutazione esatta. Nel frattempo ci sono state le elezioni, ma lui in quel periodo ha macchinato esattamente il dissesto, ha guardato documenti, ha fatto questo contro Miroddi mi ha buttato fuori. Ma spiegatemi, vi ho detto esattamente come sono andate le cose, secondo voi l'ho buttato fuori io o se n'è andato lui di sua scelta? Comunque, fatta questa parentesi, ma me lo dovete consentire perché dovevo spiegarvi chi è il dottore Catalano. Credo che un comune che era prossimo al dissesto, così come voleva fare credere Cammarata o Catalano e il suo entourage, avrebbe dovuto obbligarli ad un'azione immediata di risanamento dei conti, garantendo soltanto servizi essenziali ai cittadini, bloccando soprattutto tutte le spese per feste, missioni ed altro. Aumenti ai funzionari. Per esempio, questa poi me la devi spiegare, ma è un dissesto di intermittenza. Ora sì, ora no. Ora sì, ora no. Questo è il dissesto di Piazza Armerina. Poi un'altra cosa che voglio dire, per esempio, sai qual è? Spiegami. Nel dissesto, nella relazione del dissesto, lui dice che c'è un disavanzo di 7 milioni. Io vorrei capire come fa a chiudere l'anno, la cassa, il conto di cassa al 31 dicembre con più 90.000 euro. Scusa, se c'è un disavanzo di 7 milioni, cioè tu puoi dirmi che chiudi la cassa con un meno 6.910.000 euro o no? Invece la chiusura di cassa è in positivo, 90.000 euro, però abbiamo un disavanzo di 7 milioni. Questa è la cosa simpatica, i numeri che non sono un'opinione, la matematica non è un'opinione. Questo era quello che avrebbe dovuto fare l'attuale sindaco, non appena insediatosi al comune di Piazza Armerina, avendo per di più sottoscritto quella famosa catastrofica relazione di inizio mandato.
Invece, non soltanto non si è attivato in alcun modo per il recupero di tutti i crediti esigibili, ma addirittura li ha fatti sparire grazie a un particolare gioco di prestigio. Sapete come si chiama questo gioco di prestigio? Un bel colpo di spugna. Cioè l'ha cancellato con un colpo di spugna, eseguito dal solito ragioniere prestigiatore. Ecco, dimenticavo che anche il prestigiatore riesce a fare preso. E via. Costringendo nello stesso tempo però il popolo piazzese ad assistere inerme al continuo sperpero di denaro, con viaggi per l'Italia ma anche fuori. Ecco, qualcuno diceva Dubai, ma c'è anche Pechino, hai dimenticato Pechino, e il Mar Morto, corredato di servizio fotografico su Facebook o Instagram, va bene? Ah, non so, turismo emozionale si chiama. Ma c'è di più, perché la nuova amministrazione, con grande dispendio di denaro, ha realizzato tutta una serie di sagre, di feste, la festa della birra, la ricordate, festini e quant'altro, con ricchi premi e cotillon. Ovviamente tutte le spese a carico di noi cittadini, non lo dimenticate mai questo particolare. Ma d'altronde, signori miei, il buongiorno si sarebbe dovuto vedere già dal mattino e noi non ce ne siamo accorti. Se ricordate bene, la visita a Piazza Ermelina del Santo Padre nel settembre del 2018, ebbene, sono stati capaci di illudere i già martoriati commercianti piazzesi, facendo credere loro che la venuta di Papa Francesco sarebbe stata una grandissima fonte di guadagno, una sorta di manna dal cielo. Poveri, non mi fate dire i termini. Con la loro consueta spavalderia li hanno messo in ginocchio, indirizzandoli verso investimenti totalmente sbagliati e soprattutto devastanti, perché mai più recuperati, solo e soltanto perdite colossali. C'era un commerciante che mi diceva: se io avessi congelato tutti i panini e la salsiccia che ho fatto, avremmo mangiato per 10 anni. E c'è da piangere, non da ridere, purtroppo. Ricordate infatti lo stato d'assedio in cui si trovava in quei giorni la città di Piazza Ermelina. Praticamente l'informazione che passava era: nessuno può entrare a Piazza Ermelina il giorno della visita del Papa se non ha un'autorizzazione. Però ricordate questo messaggio, non veniva nessuno infatti. Però attenzione, state tranquilli, state tranquilli, perché anche in questa circostanza la colpa non era loro, la colpa era di qualcun altro. D'altronde per loro non hanno mai colpa, la colpa è o di Miroddi oppure in questo caso delle istituzioni, le istituzioni pubbliche e religiose. Ricordate però questo particolare, loro colpa non ne avevano. Cittadini piazzesi, aprite bene gli occhi e state molto attenti, perché anche questa volta stanno innescando lo stesso diabolico meccanismo, tentando di convincere la popolazione dell'assoluta bontà delle loro scelte, che sono invece temerarie e soprattutto scellerate. Con la loro continuazione politica non solo inadeguata, ma anche sprovveduta e soprattutto spregiudicata, lo ripeto, hanno determinato situazioni disarmanti come ritardato o mancato pagamento degli stipendi comunali, è vero? La riduzione delle ore per il personale ex contrattista, come suole dire, i precari, è vero o falso? La soppressione di servizi fondamentali, vero o falso? La SAD che fine ha fatto? Però no, loro accontentano, hanno risolto il problema con l'ADI, hanno risolto con l'ADI. Bravo, e questo infatti, hanno risolto, ma infatti gli spartani, vi ricordate cosa dicevano? Se non erano buoni i figli, itavano da rupe, quindi quando non erano buoni itavano, immazzavano. Il sostegno per le famiglie indigenti, assolutamente inesistente. Noi da amministratori, e io obbligavo loro, devo dire che mi hanno sempre ascoltato, a togliersi il 25% dell'indennità, che è poco, ma a fine anno arrivavamo a 28.000 euro che davamo ai poveri per comprare la bombola, per comprare la busta della spesa. Loro non fanno niente, se li mettono qui in tasca, se li mettono. Ma adesso dovremmo purtroppo assistere a tagli di notevole entità, anche se il sindaco continua a dire che però il dissesto aggiusta tutto. Attenzione, il dissesto, secondo il sindaco Cammarata, aggiusta tutto. Poi me lo farà capire, io o sono stupido, oppure non è...
Tutto aggiustato. Col dissesto, signori miei, si sistema tutto, tutto per le feste. Ecco, si sistema tutto per le feste. Vedete questo giochetto di parole? Si sistema tutto per le feste. Che fine faranno i servizi di trasporto urbano o l'asilo nido e tutti gli altri servizi pubblici a richiesta individuale? Nonostante le continue rassicurazioni, vi devo dire che ieri pomeriggio ho visto personalmente circolare un solo pulmino. Allora, sarà stata una coincidenza, vedremo. Però ricordatevi queste parole: i servizi a domanda individuale, per legge, quando c'è un comune in dissesto, vengono eliminati. Eliminati, ricordatevi questa parola: i servizi a domanda individuale, asilo nido, trasporti pubblici e la SAT, tutte queste cose qui. Dal palco ha poi parlato del procedimento giudiziario in corso per le polveri sottili alla Villa Romana del Casale, da cui è stato prosciolto. Mi fa piacere per lui, ma voglio farvi sapere che anch'io ho la coscienza a posto, e quindi all'udienza preliminare, in caso di richiesta di rinvio a giudizio, vi anticipo che il mio legale chiederà l'ammissione al rito abbreviato, proprio per accelerare i tempi e sgombrare il campo da ogni tipo di gratuita strumentalizzazione, proprio perché voglio sbrigarmi a dire esattamente come stanno le cose ed essere scagionato totalmente. E lo stesso devo dirvi, tutte le bugie che ho ascoltato anche sulle somme non liquidate agli scrutatori e ai presidenti di seggio per le elezioni amministrative del 18, che tra l'altro hanno consentito a lui di essere eletto sindaco. Lei lo sa perfettamente, caro sindaco, e meglio di lei lo sa il ragioniere capo, che le somme erano previste, però avete revocato il bilancio del 2018 che noi avevamo approvato il 24 aprile proprio dello stesso anno, e quindi, certo, approvato col parere dei revisori, erano previste nella somma del bilancio 2018. Se tu non lo approvi, lo revochi, è normale che togli le somme, allora risolviti il problema. Ho invece notato che al comizio non ha per niente trattato la gravissima problematica dell'IPAB, la casa di riposo San Giuseppe e San Giovanni di Rodi, per capirla, e dei suoi dipendenti soprattutto, a cui tra l'altro aveva promesso la risoluzione dell'annoso problema, accusando me di avere buttato sul lastrico tante famiglie. Sindaco, perché da quando si è insediato ha sempre glissato e continua ancora a sorvolare su un argomento di così grande importanza? Ma chissà, ai posteri la tua sentenza. Qui c'è il silenzio assoluto. Quando le cose non gli convengono, non le tratta nemmeno, ci passa sopra, proprio svolazza, come suole dire. Sulla politica amministrativa del sindaco e della sua giunta, credetemi, non avrei molto da dire, se non in senso negativo. E quindi dovrei esprimermi su tutto ciò che non è riuscito a fare. Credetemi, praticamente dovrei parlare del nulla. Non sono mai stati nemmeno in grado di avviare nessuno dei progetti con finanziamento pubblico che eravamo riusciti ad ottenere, grazie al nostro senso di abnegazione, andando a Palermo un giorno sì, un giorno sempre, ai continui sacrifici, nonché alla grande capacità e al valido aiuto fornito dagli uffici competenti. Perché no, devo dirlo, gli uffici competenti hanno dato la linfa vitale a tutte queste, a questi finanziamenti. Ne vogliamo parlare? Rifacimento della scalinata del Carmine, realizzazione del commissariato di pubblica sicurezza, recupero della via Misericordia nel centro storico, ristrutturazione della palestra Exitis, consolidamento sotto costone via Mazzini. Non ne cito altri, sono i più grossi finanziamenti. Una cosa voglio dirla sulla scalinata del Carmine. Io mi sono vergognato domenica quando ho sentito parlare di un ascensore che faceva schifo, un ascensore brutto, una cosa che è meglio non farlo. Vergogna, signor sindaco, deve vergognarsi, perché lei sta dimostrando e ha dimostrato in questa maniera, ho avuto la conferma, della scarsissima sensibilità verso i disabili. Vergogna! Come faranno i poveracci a salire al Carmine senza ascensore? Ma lei deve vergognarsi, perché questo significa davvero non avere assolutamente sensibilità verso coloro che hanno avuto una sola sfortuna: nascere con un difetto o acquisirlo nel tempo. E allora mi creda, signor sindaco, cerchi di fare
un esame di coscienza e vada immediatamente a rimangiarsi tutte le cose che ha detto, ma non a parole, con i fatti. A proposito poi della palestra dell'Exitis, devo segnalarvi l'ennesima castroneria che ho ascoltato domenica pomeriggio, secondo cui il progetto presentato al CONI durante il mio mandato sarebbe stato totalmente fuori norma. Ho sentito questa parola proprio, totalmente fuori norma, e che grazie al suo viaggio a Roma era stato risolto tutto. Mi sono molto meravigliato, ho guardato la documentazione e devo dire che guardando i documenti devo confermare l'ennesima bugia e l'ennesime bugie che sento ho sentito da quel palco. Forse a Roma saranno andati a mangiare i coni, ma i coni di gelato. Caro signor sindaco, le bugie non si dicono perché hanno le gambe corte. Il progetto in questione aveva tutti i pareri e tutti i requisiti, quindi era perfettamente a norma. Aveva il parere dei vigili del fuoco, il parere sanitario dell'ASP, aveva il parere urbanistico, la validazione tecnica, aveva financo il parere del CONI regionale. C'era soltanto da sistemare alcuni grafici integrativi, ossia disegnare le mattonelle sul progetto del marciapiedino della palestra Exitis, mettere la sabbia nella aiuoletta dove ci sono gli alberi. Cioè erano veramente delle grafici integrativi molto proprio minimi in questo senso, tra l'altro poi inseriti dal progettista negli atti progettuali, è risolto il problema. Quello che invece avrebbe dovuto dire dal palco a proposito dell'Exitis, caro signor sindaco, è che l'attuale grave ritardo sulla data di inizio dei lavori, ossia l'8 febbraio 2020, fra 3 giorni, caro signor sindaco, questo sta mettendo veramente a repentaglio il rischio della perdita del finanziamento, della revoca del finanziamento. Ad oggi non è stata neppure spedita la gara d'appalto e il gravissimo ritardo sulla tabella di marcia sottoscritta proprio da lei col CONI nella convenzione determina proprio veramente i guai per il finanziamento. Allora non guardi, signor sindaco, la pagliuzza nell'occhio degli altri, guardi la trave, anzi l'architrave che c'ha lei nel suo occhio. No, no, fammi finire perché sono stato zitto troppo tempo, ora devo parlare, guarda. Dobbiamo andare a una proposta operativa. Allora, io vorrei dire un'altra cosa a proposito della Via Misericordia. Qua c'è il geometra all'occhio di Saro, che è venuto con me e con l'ingegnere Dominuco a Palermo. Siamo stati più volte a parlare col direttore generale dell'assessorato alle infrastrutture, il dottore Fazio. Faccio nome e cognome perché è vivo, è vegeto, è ancora in servizio, quindi lui conosce tutto l'iter del recupero della Via Misericordia nel centro storico. È il più grande finanziamento che Piazza Armerina abbia mai avuto e io devo dire, diamo merito al sindaco precedente, predecessore mio, cioè Nigrelli. Gli va dato, io ho detto sempre diamo a Cesare quel che è di Cesare. A me non hanno mai dato niente, forse perché mio padre si chiamava Cesare e quindi a me non mi tocca niente, non ho fatto niente. Comunque, Carmelo Nigrelli e la sua amministrazione hanno portato avanti questo progetto che non era stato finanziato, quindi è inutile che il sindaco Camarata dice che questo progetto è rimasto nel cassetto con la polvere e chissà. Il progetto non era entrato in graduatoria perché non aveva avuto i punteggi. Lui non sa neppure che Piazza Armerina è entrato nel finanziamento perché c'è stato un ricorso al TAR. È vero, geometra? Il ricorso al TAR per 2 comuni che hanno perso il finanziamento sono stati scavalcati e Piazza Armerina, mi pare Paternò, se non vado errato, hanno avuto l'agevolazione di scavalcare le posizioni. Questa è stata la fortuna. E quando siamo stati a Palermo l'ultima volta a parlare con il dottore Fazio, mi disse: lei è un sindaco fortunato perché con il patto per il Sud Renzi, con tutti i difetti che aveva, però ha finanziato il commissariato di pubblica sicurezza, quello che dovrà andare in via Umberto, in toto. Quindi il cofinanziamento non c'è stato bisogno di inserirlo. E lì il direttore generale disse: però lei mi deve fare una promessa, assieme all'ingegnere Dominuco, deve fare in modo che il cofinanziamento lo giriamo alla Via Misericordia. Dottore Fazio, con tutto il cuore, ci mancherebbe altro. L'importante, se io da un finanziamento ne ottengo 2, per giunta uno di 3,8 milioni e uno di 1,8 milioni, mi pare che siano soldi che arrivano a Piazza Armerina. Assolutamente sì. Quindi
che non dica castronerie il nostro caro sindaco, perché quel progetto era nel cassetto perché non era stato assolutamente finanziato. Noi abbiamo colto subito la palla in balzo, nel momento stesso in cui si è liberato il corridoio preferenziale per ottenere di nuovo il finanziamento. Adesso stanno lavorando gli uffici e l'iter è ripreso. Quindi lui non ha sbloccato proprio niente, come al solito. Lui è responsabile ed è protagonista di che cosa? Di se stesso, forse. Voglio dire un'altra cosa. L'avvio di tutti questi cantieri, che sono fermi di fatto, cioè abbiamo detto rifacimento scalinato del Carmine, realizzazione del commissariato, recupero del centro storico, ristrutturazione del Palestra Exitis, consolidamento del sottocostone di via Mazzini, non sappiamo niente, forse è arrivato qualcosa, era 1 milione quasi di finanziamento, ma perché non partono questi lavori? Ad oggi siamo a 20 mesi dall'insediamento del sindaco Cammarata, ma cosa sta aspettando? Io dico, tutti questi lavori, signori miei, l'avvio di questi lavori avrebbe certamente fornito un notevole aiuto all'economia locale, che è asfittica, cioè non c'è nessun cantiere. E allora questi lavori pubblici avrebbero consentito di fare in modo che si partisse di nuovo l'indotto, cioè che lavorassero, fornissero una boccata d'ossigeno alle famiglie piazzesi, che magari in un modo o in un altro, con l'assunzione da parte di manovalanza locale, sarebbero potuti essere assunti. Ma quando mai? Zero assoluto. No, anzi, perdono, ho sbagliato. Non è vero. Una cosa l'ha fatta. L'unica attività lavorativa da finanziamento pubblico che è riuscito a far decollare, e sentite cosa diceva in un'intervista, ho sentito un'intervista che diceva: siamo riusciti a sbloccare i cantieri di servizio. Cioè, signori miei, i cantieri di servizio sono stati richiesti alla regione da parte mia e dagli uffici nel 2014, assessore Esterina Bonafede, andai a parlare io con lei e lei disse: sindaco, presenta le domande perché ti verranno finanziate. C'è voluto un po' di tempo, le hanno finanziate nel mese di aprile 2018. Lui le ha fatti partire qualche giorno fa e ci vuole un po' di tempo, ma se aspettiamo veramente, aspetta davvero, aspettiamo. Anche questo finanziamento ottenuto durante il mio mandato, però ha fatto tutto lui è tutt'oro in tutti i sensi. Ma tornando sull'argomento della produzione del dissesto, non posso esimermi dall'affermare che la peggiore delle conseguenze è rappresentata dalla totale incertezza che si genera nella vita dell'intero paese e dei suoi concittadini. E credetemi, questo è soltanto l'inizio, ma purtroppo è l'inizio della fine. Stanno tentando di nascondere la propria inettitudine politica e l'incapacità di amministrare la cosa pubblica, arrampicandosi sugli specchi e soprattutto scaricando tutte le responsabilità su coloro che li hanno preceduti. Allora, è come se il sindaco Mirotti, io, una volta insediato, avesse attribuito tutte le colpe della grave crisi economica finanziaria al precedente sindaco Nigrelli. E Nigrelli avesse fatto la stessa cosa con Presti Filippo, e Presti Filippo avesse fatto la stessa cosa con Velardita, e Velardita su Sottosanti, fino addirittura ad arrivare a coinvolgere Buonanima dell'onorevole San Marco. Ma finiamola, vergogna! Ma siamo caduti così in basso, ma davvero siamo caduti così in basso. Caro sindaco, lei passerà alla storia, è vero, ma passerà alla storia come l'unico sindaco che dopo tanti anni di splendore sia riuscito a portare al fallimento la città di Piazza Armerina. Vergogna! Sto finendo, però voglio dirle queste ultime cose. Mi creda, è inutile che continui a blaterare, tanto il suo tempo sta per scadere. Probabilmente il dissesto premeditato del comune è stata l'ultima occasione per gettare fango, camuffando la sua completa incapacità politica. Ed allora la smetta di prendere in giro i piazzesi con le sue continue bugie velenose. La finisca per davvero e rassegni le dimissioni in maniera irrevocabile. Caro sindaco Cammarata, mi dispiace dirlo, ma non è assolutamente così che si amministra la propria città. E voi, consiglieri comunali, questo è un appello che faccio ai consiglieri comunali, che a breve avrete l'arduo e oneroso compito di votare il dissesto economico-finanziario per la città di Piazza Armerina. Ricordate il ruolo che oggi state ricoprendo.
Con il vostro voto potrete salvare o condannare la città definitivamente di Piazza Armerina e dei suoi cittadini piazzesi. Fare pollice verso oppure pollice retto, così come il popolo romano dell'antica Roma indicava ai gladiatori del Circo Massimo la sorte dei gladiatori sconfitti, salvezza o condanna a morte, o l'imperatore romano che condannava alla morte i cristiani per farli sbranare dalle tigri. Adesso questi consiglieri comunali hanno l'obbligo e l'onere soprattutto di guidare e prendere una decisione. Cittadini, guardate bene chi sono i consiglieri comunali, guardateli uno per uno, guardate Modestino Anzaldi e tutti quelli a seguire, tutti questi consiglieri voteranno il destino di Piazza Armerina, ricordateveli bene, ficcateveli in testa, perché verranno poi a chiedervi di nuovo il consenso, e quando vi chiederanno il consenso voi dovrete fare mente locale, ricordare: ma lei per chi ha votato? Ha votato per il dissesto o ha votato per eliminare il contro il dissesto? E allora viene a prendere in giro me per dirmi che mi rappresenta e poi vota il dissesto alle mie spalle, facendomi aumentare le tasse, facendomi aumentare tutto quanto quello di cui ho bisogno. Ricordatevi, uno per uno, Giuseppe Gagliano, non sto accusando, sto soltanto facendo un appello a loro, al loro senso civico di consiglieri comunali. Loro dovranno fare esattamente un bagno di umiltà ed entrare nell'aula consiliare del comune di Piazza Armerina semplicemente rappresentando i cittadini, cioè voi, tutti voi. Fissateli bene, perché ricordatevi, questi cittadini che sono stati eletti a rappresentare il popolo piazzese hanno nella mano e nelle proprie mani il destino della città di Piazza Armerina. Ricordate, salvezza o condanna a morte. Ricordatevi, io li voglio ricordare anche mentre girano le loro fotografie: Deborah Zanerogli, Aura Filetti, Modestino Anzaldi, Falcone, la consigliera Falcone, ecco, Sabrina Falcone, Francesco Alberghina, Concetto Arancio, Anna Zagara, Dino Vullo, Cursale, Calogero Cursale, Vincenzo Paffini Lauretta, Francesco Alberghina e Mauro Di Carlo. Questi sono i 16 consiglieri e il presidente del consiglio, che appunto Marco Incalcaterra, i 16 consiglieri che hanno nella propria mano e nelle proprie mani il destino della città di Piazza Armerina. Io voglio concludere con un raccontino simpatico, un po' per stemperare i toni. Così come tutti i bambini capricciosi che ad ogni costo vogliono ottenere un giocattolo, una volta accontentati non sono soddisfatti fino a quando non lo rompono. Alla stessa maniera i Carusi, ecco, torniamo al discorso dei Carusi, vi ricordate che dicevo che per tutto il periodo della campagna elettorale del 2018 si facevano chiamare i Carusi e tutti quanti, ma aiutavano i Carusi, dai, diamoci la fiducia ai Carusi, e Carusi, e Carusi. I Carusi che hanno acquisito il consenso alla guida della città di Piazza Armerina, cioè sarebbe il giocattolo che hanno ottenuto, adesso lo devono assolutamente rompere, lo devono distruggere, e quindi vogliono distruggere la città di Piazza Armerina. E allora è proprio vero che i proverbi non sbagliano mai, e questo proverbio siciliano credo che calza proprio a pennello e recita: un succurca che i Carusi a mattina se trovo letto pisciato. Grazie a tutti.